Sutra di Patanjali, Yoga Sutra, Citta Vritti Niroda, o Yoga Citta Vritti Niroda, commentati all'infinito da diversi personaggi, da diversi scrittori, sociologi, cultori dello yoga, persone comuni, persone con una certa conoscenza, maestri. Insomma, uno dei testi yoga più commentato, se non al mondo, quantomeno nel mondo yogico, nel mondo dello yoga. Bene, questo è un sutra, o meglio un brevissimo insegnamento che Patanjali, il saggio Patanjali, dava all'inizio del suo sadhana, pada, ovvero il capitolo dedicato alla pratica yoga, dove, ahimè, non menziona più di 3-4 posture, asana, e si affida al buon senso del praticante, che allora, all'epoca, secoli or sono, doveva essere molto più interessato ad altri aspetti che non alla fisicità. Bene, con questo breve sutra lui in sostanza elenca il senso finale dello yoga. Una sorta di non pensiero, una sorta di non realtà del pensiero, anche se per noi la realtà del pensiero è alquanto evidente nella nostra cultura, società, modo di essere. Questo discorso nasce da un pensiero, parola, azione, diceva Sri Sathya Sai Baba e molti altri personaggi spirituali. Quindi non ne usciamo. Se per Patanjali si risolve lo yoga attraverso la non mente, come diceva Osho, o attraverso una sospensione delle vritti, onde pensiero, in sostanza, in sintesi, per farla semplice e breve, comprensibile a tutti, anche ai più eruditi e studiosi, come i più semplici, la materia pensiero è, come dice Krishnamurti, una sorta di inquinamento, una sorta di descrizione della realtà non reale. In sostanza ci affidiamo a ciò che abbiamo e non è reale. E la cosa è alquanto poco sensata per noi comprendere questo. Quindi come se ne esce, come si fa a capire un sutra del genere che è piccolo, è molto breve e racchiude l'essenza, la pillola, la medicina principalmente dello yoga. Semplice. Ci adattiamo e cerchiamo di praticare le altre parti più comprensibili, yama niyama e le cinque regole, le cinque osservanze che sono degli indicatori di vita, di coscienza, un po' come i vecchi 10 comandamenti che all'epoca avevano forse una ragione maggiore di esistere, oggi ancora, ma ovviamente per la cultura odierna, moderna, andrebbero leggermente ritoccati, non in essenza, ma quantomeno nella loro cornice applicativa. E così ci ritroviamo per Yama Niyama. Si parla di principi etici, morali, ma anche delle osservanze discipline e delle intenzionalità e di interessi da coltivare per poter procedere psicologicamente, badate bene, psicologicamente verso una via di equilibrio. Patanjali menziona qualche asana, che sono principalmente posture fisse, statiche, a occhi chiusi, perché Patanjali interessava che lo studente applicasse ciò che gli veniva detto in un ambito riflessivo, contemplativo, meditativo. Quindi gli veniva dato il sutra e lo studente lo assimilava in contesto meditativo, lo rileggeva, chiudeva gli occhi, forse, o li teneva aperti, comunque ci lavorava su in silenzio per capire come procedere. Poi Yoga Sutra offre qualche tecnica sempre psicologica e fisica, che è la respirazione, le tecniche di respirazione, ma che poi, quando diventano di natura diversa dal semplice esercizio
di respirazione modulare, quindi in qualche modo siamo ancora nel campo fisico e mentale. Il vero pranayama è una sorta di sibilo, di leggero silenzio della respirazione che si sospende quasi per magia all'atto di una mente pacificata a pieno. In quel frangente i sensi si ritraggono, la forza estroversiva dei sensi verso il mondo si fa meno e in quel momento l'energia si inizia ad accumulare nel mondo chiamato interno, anche se tra interno e esterno c'è una differenza solo simbolica, in realtà non c'è né un dentro e un fuori, ma si usa il linguaggio, di nuovo il pensiero, di nuovo la non realtà per indicare e cercare di in qualche modo gestire, tollerare, iniziare o comprendere qualcosa. Bene, quando questa energia è sufficientemente accumulata nel mondo interno, quindi gli organi dei sensi che sono i veicolatori, se vogliamo dire così, delle impressioni visive, uditive, tattili e quant'altro, olfattive, conducono all'interno e attraverso il cervello c'è una risposta, un'elaborazione, quindi ci sono aspetti chimici, ormonali che si muovono. Insomma, vedete che il fattore principale, la benzina, il nutrimento, il carburante è il pensiero. Se questo viene meno, come nel sonno profondo, c'è una sorta di letargia simbolica, in realtà nulla è letargico in natura, ma simbolicamente cessa un certo tipo di attività e rimane ciò che è la base, l'assoluto o il termine che Patanjali indica con Cittavritti Nirodha. La sospensione, l'attività viene meno mentale e si riposa nel grembo, nella pace, si riposa, ma ahimè si riposa incoscientemente, ecco perché Patanjali sviluppa una sadhana per la veglia e non per il sonno. Significa che attraverso pratiche come lo Hatha Yoga, come Raja Yoga, come altri stili di yoga, Patanjali però nel suo Raja Yoga va avanti e dopo la respirazione che diventa, ripeto, negli anni, in una vita di pratica di pranayama diventa molto sottile, equilibrata, quasi si sospende la respirazione, si hanno dei momenti di lunga e profondo silenzio, respiro e mente sono praticamente un'unica cosa e quando uno viene meno l'altro cade. Ovviamente cade anche l'esistenza, la vita, la fisicità, la chimica, senza respiro non c'è vita. In questo caso ci si nutre dell'essenza del respiro che secondo Patanjali è il prana, che niente ha a che vedere con la respirazione, anche se ad essa si fa riferimento quando si parla di pranayama, controllo del prana appunto, dell'energia vitale, non della respirazione. Dicevamo che quando questo esercizio è prolungato accumula molta energia vitale all'interno, pratyahara, e da lì si può iniziare a contemplare il proprio mondo, la propria natura interna, dai pensieri, cittavritti, fino alla loro sospensione, nirodha, attraverso dhyana, la meditazione su Dio, su sé, su un principio alto o su la propria reale natura, nasce l'investigazione verso il principio delle cose, possono essere fisiche, possono essere astratte, come il pensiero della compassione, è un pensiero astratto, ma lavorandoci sopra, meditandoci sopra, si può fare emergere questa virtù profonda e vederla meglio se ancora non la si applica, non la si pratica nel proprio esistere. Insomma, poi nasce il mondo meditativo che in Patanjali viene detto si risolve in samadhi o diversi tipi di samadhi che è l'unificazione della separazione. Quindi adesso c'è un io e un altro, un io e un tu, un praticante è una ricerca di qualche cosa, quindi c'è colui che pratica e colui che poi fa esperienza. Insomma, quando queste chiamate separazione o dualità svaniscono alla vista di una coscienza più profonda, sembra esserci ciò che Patanjali indica come samadhi, ovvero l'unificazione, l'assenza di disturbo, quindi nirodha è completo, il cittavritti è scomparso, citta è il mondo coscienziale, vritti sono i movimenti della coscienza,
Quando la coscienza è ferma, ferma si intende che non ha frequenze vibratorie né di bene né di male, non ha attività che possono dare indicazioni all'io che fa esperienza, perché solo l'io può fare esperienza, nessun altro. Bene, quando rimane solo l'esperienza in sé, un po' come questo suono di ruscello, ecco. C'è un suono di ruscello, non c'è qualcuno che si accorge e gode del ruscello, ma c'è il godimento ruscello insieme, c'è un'unica sostanza. Il Samadhi è quell'unica sostanza dove il godimento supremo non è registrato da un io, ma è un godimento supremo, e in qualche modo è un'esperienza non descrivibile e certamente non da tutti. Lo yoga infatti non è per tutti, questo tipo di yoga, lo yoga del tappetino è certamente per tutti e fa bene al mondo intero, ma lo yoga della risoluzione della dualità, quindi lo yoga della riunificazione, quindi del piacere completo, non è per tutti, perché non tutti hanno chiaro l'obiettivo della propria esistenza. Sono qui, non sanno neanche per quale motivo sono capitati, stati catapultati, e la coscienza è apparsa, si è resa conto, e adesso c'è la vita, la nostra vita, che cerchiamo di condurre ognuno al meglio come può. Questa vita ha molti problemi da risolvere, ci sono molte cose da dover risolvere, ed è una vita principalmente basata sulla paura, paura di finire, paura di perdere qualcosa. La paura è la base del nutrimento della nostra esistenza. È anche vero che all'interno di questa paura abbiamo momenti di festa, momenti di pausa, con piccole o grandi gioie, momenti in cui l'individuo, l'essere umano, ha dei piaceri, sempre basati sulla temporaneità, e insomma va avanti così. Ecco che lo yoga è veramente un atto di profonda comprensione, di profonda dolcezza e forza allo stesso tempo. Non è, ripeto, per tutti. Lo yoga del tappetino è per tutti, come molte altre attività, esercizi lo sono, ma questo yoga, lo yoga di Patanjali, come in realtà è il senso reale dello scopo dello yoga, di tutti gli yoga sani, seri e tradizionali, basano la loro forza sull'esperienza di coloro che hanno colto questa unificazione e hanno parlato poi successivamente, cercando di così dire che c'è anche questa cosa nella nostra vita, oltre a risolvere problemi o a lanciare obiettivi e raccoglierne i frutti continuamente. Questo è un bel obiettivo. Questo è certamente l'obiettivo, io chiamo l'obiettivo supremo. Molti spesso credono che non sia semplice, per il fatto che viene descritto un po' complesso lo abbandonano e si rituffano nel solito mondo facendo le solite cose. Io credo che invece questa vita sia proprio fatta solo per questo scopo, il Samadhi, la riunificazione. Prima o poi lo capiremo attraverso l'esistenza stessa, che sottrae, inizia a sottrarre poco, poi sottrae tanto, oppure da poco, poi da tanto, ma poi sottrae, insomma non ti lascia praticamente mai stabile, tranquillo in una condizione, ti allena e ti abitua a cambiare. Parinam nello yoga si chiama questo passaggio di continuo mutamento, il Buddha lo chiamava impermanenza, diceva spesso che l'unica certezza è l'incertezza, proprio a testimoniare il discorso nostro di oggi, che ripeto, è un pensiero, ogni pensiero non è la realtà, è un misto di diversi aspetti. Ma sempre nello stesso pensiero ci possono essere tracce dei piccoli filoni d'oro che vanno colti, ognuno con la propria capacità, mentre si può scartare tutto il resto, compreso probabilmente anche questo video.